Nel progettare quest'area di circa 3 ettari di estensione ci è stato chiesto di porre mano sia al giardino privato sia all'impianto di un frutteto biologico che occupa gran parte della tenuta. Tradizionalmente il giardino ha sempre avuto delle parti destinate alla produzione di cibo. Anche recentemente grandi maestri come Fernando Caruncio hanno portato l'arte del giardino all'interno di attività produttive, di fattorie, di aziende vitivinicole. Noi ci siamo accostati alla progettazione del frutteto ponendolo su filari circolari. Abbiamo cioè utilizzato delle forme geometriche ben chiare che rendessero l'impianto visibile già da molto lontano. Il frutteto poi entra nel giardino privato, c'è una commistione fra i due ambienti, in maniera tale che non esiste una cesura ed è possibile passare dal giardino vissuto alle grandi aree del frutteto, in cui passeggiare, in cui sostare, in cui ammirare il panorama circostante. Il giardino privato è stato caratterizzato invece da forme molto semplici. È un giardino che è destinato ad una famiglia giovane con dei bambini e quindi presenta delle aree pianeggianti con del tappeto erboso per correre, per giocare. Ciò permette anche di dare al giardino del respiro, di aprirlo sul panorama e sul paesaggio circostante. Il giardino privato quindi è fatto di forme lineari e semplici che riflettono lo stile dell'abitazione, un'abitazione costituita da volumi puri ed essenziali. Questo progetto ci ha quindi permesso di lavorare su due scale molto diverse, la scala monumentale ed ampia del frutteto biologico e la scala intima del giardino privato. Dal dialogo fra questi due ambienti e queste due scale così diverse scaturisce un giardino che però è armoniosamente un unicum.